Grazie Presidente. Beh, noi accogliamo con plauso e soddisfazione questa mozione e gli emendamenti collegati, perché effettivamente è vero, il territorio toscano, come tutto il territorio italiano, è molto fragile, è soggetto, e lo vediamo costantemente davanti agli eventi alluvionali e atmosferici che avvengono nella nostra regione. Noi vorremmo addirittura che sia più stringente nei tempi, cioè entro quando si fanno le verifiche, entro quando ci occupiamo di sistemare e fare gli interventi dovuti. E vogliamo appunto ricordare, proprio perché questa mozione è importante approvarla, che le grandi opere, gli assi viari, che spesso se ne sente parlare in televisione anche da alcuni vostri esponenti, sono un controsenso, ecco. Costruire opere grandi, inutili su un territorio che è fragile e che affonda giorno dopo giorno se non si fanno i dovuti interventi. Quindi ci chiediamo, ecco, di stringere i tempi su queste verifiche, su questi interventi e di cominciare a parlare di opere strategiche, di piccole opere strategiche per il territorio toscano come tutto il territorio italiano. Grazie.